ragazzi, oggi sono su Shaolin Shuffle per mostrarvi un nuovo glitch con il quale potrete avere le munizioni dell'UDM illimitate. Innanzitutto dovrete effettuare il glitch per il Kung Fu infinito, con lo stile della gru ragazzi. Dopodiché dovrete effettuare questo glitch per uscire fuori mappa, precisamente come l'ho fatto io. Quando saremo dietro la cassa, dovrete seguire ragazzi il percorso che sto facendo io. Ragazzi, non andate di fretta perché altrimenti potrete cadere o a sinistra fuori mappa e poi sarà un po' complicato rientrarci, a meno che non vi facciate uccidere da uno zombie, oppure potrete entrare di nuovo nella mappa cadendo a destra. Quindi dovete seguire precisamente quello che sto facendo io. Non andate di fretta, dovrete solamente andare piano e tenere il piede sinistro del vostro personaggio sulla terra e voi invece dovrete camminare in pratica sul muro che divide il fuorimappa dall'interno della mappa. Ragazzi, vi dico che l'ultima parte del video è davvero molto molto complicata, infatti ho dovuto scaricare da internet il video dal ragazzo francese che ha trovato il glitch per potervelo far vedere nella sua interezza. Quindi semplicemente ragazzi, per ora continueremo a camminare sopra il muro invisibile. Quando saremo in questa posizione non dovremo far altro che premere X per saltare. Salteremo anche qui sopra. Ragazzi, occhio in pratica ai varchi che si formano grazie alle finestre perché potrete caderci, come in questo caso. Quindi dobbiamo arrivare massimo fino a quel punto perché poi più avanti si cade. Quando saremo in quel punto dovremo premere X per saltare dall'altra parte. Come vedete, adesso cadrò perché sono andato troppo avanti, quindi risalgo di nuovo qui su e ripeto il pezzo. Una volta che sarò in pratica in questa posizione, premerò X per saltare dall'altra parte, in questo modo. Continueremo da questa parte e di nuovo avremo una finestra che dovremo evitare, quindi la salteremo in questo modo. Quando saremo qui dovremo saltare precisamente lì sopra. Stessa cosa, dovremo saltare qui più avanti. Ragazzi, dovremmo essere precisissimi perché altrimenti cadremo di nuovo all'interno della mappa. Io in pratica, una volta che sono arrivato qua sopra, sono caduto. Ci ho provato 4-5 volte, però dato che ero da solo, ho dovuto scaricare il video del ragazzo che ha pubblicato questo stamattina e ho unito la parte finale alla mia. Da qui in poi non sono più io a fare il glitch, ma bensì il founder. Quindi ragazzi, come si vede nel video, dovrete saltare sui condizionatori. In questo modo, salterete su questi tre condizionatori, dopodiché salterete sulla cassa. Quando sarete in alto sopra la cassa, dovrete saltare precisamente qui sopra. Questo penso sia il salto più complicato e dovrete precisamente saltare sopra questo muro invisibile per poi andare nelle auto dove si trova l'UDM. Ragazzi, dopo che in pratica sarete saltati all'interno delle auto, dovrete premere destra per disattivare il Kung Fu infinito. Quando l'avrete disattivato, potrete acquistare l'arma, in questo modo.
Se il video vi è piaciuto, mettete un mi piace ed iscrivetevi. Ciao a tutti ragazzi!